Ciao a tutti, piccola intro per il terzo episodio di Resident Evil 0. Vi ricordo che questi video sono i riassunti delle live serali che faccio su Twitch. Per chi non mi seguisse ancora, l'account è in descrizione. Nell'episodio precedente finalmente abbiamo incontrato Billy. All'inizio non sembrava molto amichevole, ma poi ci ha salvato. Alla fine abbiamo deciso di fare squadra e stiamo collaborando in un qualche modo per riuscire ad uscire da sto treno. Detto ciò, buona visione. E cazzo mi deve servire un rampino? Non lo so, cioè mi verrebbe da far così. Let's go. Piglialo. Hai bisogno di due blocchi. Che fastidio. Ma non è l'istruzione per il rampino. Sì, però su sto bordello non si sentirà niente. Questo dispositivo va utilizzato esclusivamente durante l'ispezione dei tetti difficili da raggiungere o per il collegamento di treni speciali. Dopo l'uso si prega di rimetterlo a posto. Sicuramente lo rimetteremo a posto. Luoghi d'utilizzo. Fuori dalla piccola finestra vicino alla porta del primo piano del terzo vagone si trova una scala. Fare in modo che il rampino si agganci... No, allora. Dopo aver assicurato il gancio, utilizzare l'argano per sollevarsi. Ah, ok. Il rampino è in grado di sollevare una sola persona alla volta. Tenere presente che il dispositivo può subire danni se il peso sollevato supera gli 80 kg. Ah, pure. Lui credo sia più di 80. Non lo so. Ipotizzo. Lei non credo, ma lui forse... Fuori dalla piccola finestra vicino alla porta del primo piano del terzo vagone si trova una scala. Va bene. Alla porta del primo piano del terzo vagone. Che cara Eva. Raga, mi sono preso un colpo. Non pensavo si potesse aprire questo. Non puoi portare... Cos'è? Wine! Non mi serve il vino. Che cosa cazzo me ne faccio del vino? Allora, questa. Non posso usare il rampino. È questa per forza la cosa, no? Dico sul rampino e faccio usa. Ok, sì. Però giustamente possiamo andare solo con lei. Ok, dobbiamo scendere qui. Sembra che ci sia un vagone passeggeri sotto l'apertura. Calarsete verso l'apertura? Ah, sì. Salve signore. C'è un coltello a terra. Oh, cos'è quello? Un anello. No, non lo so, non posso portare un cazzo, raga. Dio santo. Ovviamente. Tutte ora si devono schiudere. Vabbè. Figuriamoci. Bene. Sono qua fuori in teoria. Ecco qua. Ci ho addosso. Come cazzo? Ah, ok, se le toglie da sola. E qui deduco ci sia l'altro anellino per la valigia, no? Era questa la stanza. Mi sento stupida. Fammela prendere, Dio mio. Vedi, un portagioie. Esamina. Aprirlo, sì. Oh, là. Combina, la, usa. Oh mio Dio, esamina. Apriti. Sì. E dammi la scheda, grazie. Oh. Oh. La utilizzo in due posti, in teoria, la scheda. Uno era dove c'era il rampino, in fondo, uscita fuori dal treno. L'altro, devo ricordarmi qual è la stanza. Questa tutta a sinistra. Sembra che la porta si aprirà utilizzando la scheda giusta. Posso dire che c'è solo questa di scheda. Nice. Non hai più bisogno di questa scheda. Non è vero. Non è vero, perché dall'altra parte c'è un'altra scheda da utilizzare. No, non la getto via. This is Delta Team. This is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant.
We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. No! Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Un attimino, voglio chiedervi una cosa. Perché ho un dubbio. Il tipo con gli occhiali. Raga, è uguale identico a Wesker di DBD. È lui, ok. Infatti, però l'ho visto, ho detto, ma... Io ti ho già visto da qualche parte. Allora, wait, ripeto, la scheda, non vorrei dire cagate, in teoria apre anche, cioè ferma il treno. Ma non so se è la stessa scheda. Ah, ok. Siamo sicuri di poter camminare di qua? Perfetto. The train will either derail or crash. Bene. I gotta stop this thing. Oh no. Non potete farmi frenare un treno. Ma allora scusatemi, all'inizio dove c'era il rampino c'era un coso così con una tessera da passare con scritto freno. Utilizzo il pannello di controllo. Le seguenti tre opzioni sono necessarie al funzionamento dei freni. Passo 1, attivazione del pannello di controllo. I pannelli di controllo sono situati nelle seguenti aree. Scompartimento del macchinista del primo vagone. Cabina posteriore del quinto. Per attivarla in sistema è necessario inserire la scheda magnetica nel dispositivo situato nel quinto vagone. In questo modo verrà... Il quinto vagone è quello... È quello esterno. Perché è l'unica dove devi inserire la scheda. In questo modo verranno alimentati entrambi i pannelli di controllo. Passo 2. Ma non ho capito il passo 1. Che cazzo mi fai fare il passo 2? Ah no, ok, ci sono. L'avevo letto male. Ok, ci siamo. Devo andare lì, passare la tessera e attivarlo. Ok, poi. Inserimento del codice. Ecco, qual è il codice? Inserire il codice relativo al pannello di controllo della cabina posteriore per disinnescare il congegno. Disinnestare. Non disinnescare, quella è una bomba. Dopo questa, il codice del compartimento del macchinista può essere inserito. Inserimento del codice nel compartimento del macchinista. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nel compartimento del macchinista per disinnestare la chiusura. Dopo il completamento di queste tre operazioni, i freni manuali potranno essere utilizzati. Oh mio Dio, raga, che bordello. Allora, ricapitoliamo. Dobbiamo andare dove c'era il rampino, fuori. Tessera, mettiamo il codice. Poi ritorniamo qua e mettiamo il codice qui. E dopo queste tre cose possiamo attivare manualmente i freni. Questo è quello che ho capito io. La domanda è, il codice? Dov'è questo codice? Sì, ma... Chi rimane indietro? Oh shit. Boh, uguale? Ah, lì c'è un'altra tessera o sbaglio? No, vabbè. Fammi pensare cosa hanno nell'inventario. Rebecca rimane indietro perché... Perché sì, perché è stronza. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, ok? All right. Billy. What? Be careful. Yeah. Attenzione. No! No! No, no, il tempo no, raga, il tempo no. Raga, il codice. Che cazzo di codice devo mettere? Oddio mio. Vaffanculo, lui non ha il codice non lo so. Che cazzo di codice devo inserire? Devi mettere il codice, semplice. Billy, Cristo Dio, devi accoltellarli però. Non devi accoltellare l'aria, pure tu. Fammi passare. Tutti mo devono arrivare questi. Se, ciao, è morto, raga. Fanculo. Io non so che codice... Cioè, sì, passo la tessera. Ok, poi? C'è qualcosa che ho tralasciato su cui c'era scritto il codice? Raga, ho fatto la cagata del secolo. Aspetta, non è il momento. No! Raga, la tessera ce l'ho lì! Niente, abbiamo finito. Buona.
raga, devo tornare indietro e cambiarmi con lei, si può fare? Dov'è Rebecca? Riprova più tardi. Niente raga, è finita allora. Non posso cambiarmi. Questa è la destra comunque. Adesso non puoi portare con te questo oggetto. Ce l'ho la scheda, tu mamma. Top. Puoi usarla per azionare il freno. Vai. No, ho scazzato. Devo fare... Cosa devo scrivere? Ah no, raga, aspetta, ferma. Cosa devo scrivere? Aiutatemi, perché... Che codice? Dove lo devo trovare? Andando così il tempo è fermo, quindi ditemelo voi il codice, se no chissà da quando è che devo rifare. Please. Aiutatemi, ne ho bisogno. Se è una roba di matematica, raga, io non so fare i conti a mente. E quindi devo fare 9 volte 3? Sì, ok. E una volta 9, ok. Guarda come scazzo, guarda come scazzo e mandiamo a fanculo tutto quanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi fai cambiare con lei? Grazie. Roger, I'll put the brake on now. Moriranno tutti. Clicca. 67! 7, 9 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 4. No, 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 non è così. Non è così. Non è così. Avevo sbagliato a cliccare io. Raga, 2 secondi erano rimasti. 2. 2 secondi. 2 fottuti secondi. Grazie comunque, grazie per avermi salvato la vita. Non lo vedo bene comunque. Jinken, grazie mille per il follow, benvenuto. Bene. Non è andata a buon fine questo freno manuale comunque, eh. Cioè, sì, ci siamo fermati, ma... Benissimo. Fra? Billy? Comunque da Billy vedevi 0036, man mano che mettevi i numeri aumentavano al posto dello 0. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Andavo veloce, ma lo vedevo. Rebecca... Ah, no, è qui. Ok. Pensavo fosse dall'altro lato. Are you all right? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. Sì. We have to find a way out. L'avete fermato, ma a quale costo? Allora, raga, io devo staccare. Quindi ho una domanda. Come si salva? C'è davvero una macchina da scrivere? Io pensavo fosse una battuta, raga. Non pensavo fosse seria la cosa. Raga, sta macchina da scrivere, dove cazzo la trovo? Ah, ci sono tutte le cose che abbiamo lasciato. No, è roba nuova, è roba nuova. È tutta la roba che avevamo lasciato sopra il treno. Ok. Ok. Raga, io dovrei staccare. Però non posso. Perché devo arrivare al salvataggio. Ok. The Umbrella Research Center? Oh. First general manager, Dr. Ciao. James Marcus. Ah, who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Okay. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Ooh. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Benissimo. Revenge. On Umbrella.
Questo era quello che stava fuori dal treno prima, esatto. Sia lui, 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Oh, rivelazione. Dobbiamo cercare il salvataggio, raga. Questa è l'unica cosa che ci interessa. Il salvataggio. Oh. Foglio. Avviso al personale. Il documento è piuttosto datato, buona parte del contenuto è leggibile. Riunioni delle squadre che lavorano allo studio dei vaccini e degli agenti infettivi saranno tenute regolarmente. Entrambe le riunioni sono classificate con il livello di sicurezza 5 e si terranno nei seguenti ambienti: 1P ovest, sala di controllo, 2P sud, sala... sud-est, sala riunioni. Il codice... Oh, wow, c'è un codice finalmente! 8 e 15, un orario. What the fuck is this? Non puoi portare con te, figuriamoci. Sì, piglia, piglia. Ma questi da dove cazzo arrivano? Si può leggere quello che c'è scritto? C'è scritto qualcosa dalla base. Quando il bene e il male saranno in equilibrio, un nuovo sentiero ti si aprirà dinanzi. Beh, dovevo mettere due oggetti che hanno lo stesso peso. Salvataggio! L'S di salvataggio. Ah! Ok, mi sa che ci siamo. È qua il salvataggio. Oddio, dimmi di sì, ti prego, dimmi di sì. Dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì. Dimmi di sì. Oddio, grazie. C'è il salvataggio. No, non il nastro, voglio saltare. Saltare, salvare. Oddio, sì. Let's go. Raga, possiamo chiudere. Che bello. Bello! Allora, detto ciò, è quasi mezzanotte, raga. Però, allora, come prima esperienza devo dire che mi è piaciuta parecchio. È complicato. Non sono abituata a questi tipi di giochi. Però, figo. Nonostante sia vecchio, mi piace. Mi piace molto. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao!